Senti Federico, io vorrei chiederti di poter fare una scommessa, no? Per quanto riguarda un'idea che da sempre propugniamo, quella che riguarda appunto i castelli che noi abbiamo qui intorno, ne abbiamo tre, però quello di Ladispoli in effetti è un castello che noi troviamo sbarrato. Ecco, che cosa si può fare per cercare di far capire alla proprietà quanto sarebbe importante questo veicolo per portare qui turismo, per dare la possibilità di andare a visitare anche gli altri castelli e quindi poter creare dei posti di lavoro e anche ricchezza se vogliamo allo stesso castello? Io capisco che probabilmente loro non sono interessati, ma tu hai qualche idea da poterci dare per quanto riguarda? Hai potuto parlare con i proprietari? C'è qualche possibilità per poter aprire queste porte? Allora, il nostro sindaco ha un ottimo rapporto con la proprietà. Naturalmente trattasi di proprietà privata, quindi non possiamo fare i padroni in casa loro, purtroppo, quindi l'idea principale dovrebbe venire dall'alto, cioè di cambiare un po' le regole. Non potendo aspettare le regole dall'alto, l'unica soluzione credo sia fare squadra. Io questa cosa pure la sensibilizzo sempre in consiglio comunale. Maggioranza e opposizione su alcuni temi devono essere uniti, come hanno già dimostrato in alcuni. Come abbiamo fatto anche per la mozione che riguardava il castello di Santa Severa, compatti uniti abbiamo dato sostegno. Ecco, non so quanti risultati potrà avere, però proviamo un po' a smuovere la classifica. Noi sappiamo che in tutti i casi nel mondo la prima industria che c'è è proprio quella del turismo, quindi tu hai proprio il simbolo dell'importanza di tutta quanta la nostra città, insomma sei consapevole di avere appunto l'incarico più prestigioso che c'è per quanto riguarda il comune? Sì, l'incarico più prestigioso assolutamente sì, e naturalmente ci dobbiamo credere su questo incarico, se no lo svuotiamo in automatico. Questo è un po' un difetto italiano, non riguarda soltanto noi, riguarda Roma, riguarda l'Italia. Parlando di paese, noi sappiamo che siamo il paese probabilmente più attraente perché il 50% anche delle risorse culturali e sono qui in tutto il mondo, sono italiane. Nonostante ciò, noi dal primo posto negli anni siamo arrivati al quinto, sesto, semplicemente perché ci siamo un po' adagiati. Non abbiamo investito proprio in questo settore strategico. Esattamente, abbiamo pensato che la professionalità non servisse. E questo anche è un peccato che non dobbiamo commettere nemmeno noi alla Dispoli nel piccolo. Io con Federico Ascani vorrei chiudere con un'altra questione che è di recente anche. Sto vedendo dei palloncini colorati, ci sono i personaggi della Walt Disney, ci sono anche i Barba Papà e Hello Kitty, ma non vedo i tirannosauri. Tu ne sai qualcosa? Sono veri? Ci sono alla Dispoli oppure no? Pure qualche giorno fa c'erano. Cioè, ma perché l'abbiamo visto anche sul TG5. Cinque giorni fa, insomma, mica su Rai 3, insomma, questo scherzo dei tirannosauri ha funzionato alla grande. Allora, confermiamo perché. È un pesce d'aprile, ecco, vogliamo dire. Allora, la racconto. Cosa è successo? Per uno scherzo, come dicevano i film di Fantozzi, per uno scherzo di successo, cosa fare? Prima cosa è studiarlo bene. E una scaletta delle azioni, poi confidare in una, massimo due persone e cercare di mantenere il segreto fino al giorno dello scherzo. Questa è stata una cosa che sono stato tentato nei giorni precedenti di comunicare con qualcuno, invece mi sono accordato con l'ufficio stampa del comune. Perché questo comunicato è arrivato comunque dalla carta intestata del comune, quindi sicuramente tutti i mezzi di comunicazione possibili tranne qualcuno hanno subito dato per certa questa notizia. Esatto, e questo è il fatto, perché la notizia non era falsa, la notizia era parzialmente vera. In effetti lo scherzo nasce dall'associazione Mare Vivo che mi chiede di collaborare per un'iniziativa di sensibilizzazione verso gli studenti delle scuole di Ladispoli nella conoscenza dei dinosauri, appunto. E da lì nasce l'idea di promuovere questa notizia il primo di aprile.
E allora parte il tutto, ma anche nella smentita ne siamo usciti direi alla grande, perché con la grande Patrizia abbiamo comunicato che è confermato e riaffermato che le notizie del comune di Ladispoli sono sempre vere, tranne il primo d'aprile. E poi è arrivato poi Luigi Cicillini con un altro scherzo e qualcuno c'è cascato, quindi c'è stata una doppietta quel giorno, perché alcuni siti di informazione hanno pubblicato il ritrovamento di un basso rilievo sotto la cripta del castello di Monteroni, che manco esiste, insomma è una cosa incredibile. Io penso che in quelle ore, se avremmo prodotto degli scherzi, qualcuno ci sarebbe cascato tutta la giornata. Vabbè, Luigi è il maestro, anche negli anni precedenti, da lui ho imparato. Dobbiamo dire una cosa, adesso aspettatevi comunque, perché Fabio Bellucci sta pensando già a un controscherzo verso... Quindi è vero Fabio? Sì, sicuramente. Adesso aspettatevi qualche... Maestri come Cicillini, insomma, insegnano a tutti, questo qua è chiaro, la supervisione è sempre allora, la sua. Per chi non lo sapesse, Cicillini nel 98, dalla guida di Centro Mare Radio, ideò uno scherzo piuttosto particolare, il periodo di Titanic, il film di Leonardo DiCaprio, e lui comunicò in diretta che Leonardo DiCaprio era la posta vecchia. Cosa successe? Successe che la festa del carciofo si trasferì alla posta vecchia, perché ci fu un'ondata di ragazzine scatenate, si crearono problemi veramente di ordine pubblico e Luigi Cicillini fu preso tra virgolette abbastonato addirittura dall'arma dei carabinieri, che gli disse di fare dietro fronte e di comunicare in diretta che in realtà era uno scherzo, ma insomma non ne vollero sapere, persone aggrappate al cancello. Va bene, comunque va bene anche così, ogni tanto è bene scherzare. Direi che con Federico Scani, il delegato al turismo allo spettacolo di Ladispoli, è tutto. Adesso invitiamo Luigi a produrre qualche brano musicale e andarcene anche noi a degustare qualcosa, non lo so. Ritorneremo comunque tra qualche minuto.